Terzo giorno. Cos'è questo posto? Che buio, è notte. No, sono dentro un edificio. Aspetta, la ragazza! Non la vedo. Se n'è andata. Per colpa mia. Vediamo il flashback di ieri. No, non farlo! Devo andarmene da qui. Dov'è l'uscita? Se usassi questa spilla per fare luce. Non funziona! Non posso usare le spille. Vabbè, dovrò andare a tentoni. Continua dalla schermata del Tito dopo aver abbandonato la partita. E se le spille che indossa Neku guadagneranno punti S in base al tempo che resterà inattivo fino a un massimo di 7 giorni. Questa opzione è una figata. Perché. Fra una registrazione e l'altra, giustamente, faccio passare del tempo e spegnere per poi riprendere con un po' di esperienza extra è tutto di guadagnato. L spegnimento riprendi la partita dopo aver fatto una pausa, la spilla di indossata Neku guadagnerà PS in base alla durata della tua assenza. Quindi ogni volta che esci dal gioco, la cosa importante sarebbe mettersi delle spille nuove. Bene, siamo al buio e siamo da soli. Forse c'è qualcuno. A parte che quello è il simbolo di Super Smash. Rumore di passi. Qualcuno si sta avvicinando. Oh, è così buio. Dove sono? Vieni fuori! Ah! Tu! Neku? Mi hai spaventato a morte! Non farlo mai più! Io ho spaventato te! Dove diavolo sei stata? Era scuro, stavo cercando una via d'uscita. Devo essere inciampato una dozzina di volte. Forse dovrei riprovare. Neku, le spille funzionano soltanto quando combattiamo i rumori. Beh, Davvero? con alcune eccezioni. Come la psicocinesi? Beh, è buio, dovresti stare più attenta. Stai scherzando, ho già trovato l'uscita. Allora, perché te ne stai? Non vado da nessuna parte senza di te. Andiamo, non sono poi così inutile, no? Non fare niente di stupido, come perderti. Scusami, chi di noi due si è comportato da stupido? Che cosa stai aspettando? Fai quello che ti verrebbe naturale. Salvati e al diavolo tutti gli altri, giusto? Non farlo, Neku, non uccidermi. Devo farlo. Dai, voglio vedere qualche risultato. Ehi, basta così. Chi sei? Sorella, devi rispettare le regole. E la missione cancella il tuo partner è una chiara violazione. Davvero? Lo so, mi stavo soltanto divertendo. Cosa? Una missione al giorno, questa è la regola. E solo il Game Master può decidere le missioni. So anche questo, ma non sono il Game Master. Il che significa che questa non era una missione, il che significa che non sto violando alcuna regola. Allora circolare, sorella. Il tuo lavoro per oggi è finito. Per essere un giocatore sei troppo sulle nostre regole. Mi hai imbrogliato! Tutte quelle promesse sul farmi uscire dal gioco erano tutte bugie! Cioè, che sgarbato, io non mento mai. Essere cancellati vuol dire davvero uscire dal gioco. Ah, mi hai rovinato il divertimento. Per oggi basta. Giocheremo insieme un'altra volta. Grazie mille. Ti dobbiamo la vita, signor. Anekoma, Sanae Anekoma. Vedetemi così, una specie di guardiano. Io controllo il gioco per assicurare che i disonesti rispettino le regole. Quel demone ci ha imbrogliato. Forse vorrei dire che ha imbrogliato te. Hai ignorato la ragazza, sei caduto in trappola. E ci è mancato un pelo che non la uccidessi per niente. Se pensi di poter fare tutto da solo, la pagherai ogni volta a tue spese. E ora scusati con la ragazza. Come? I rancori rovinano il gioco di squadra. Vuoi sopravvivere o no? Fallo.
Scusa. Neku, non importa, è acqua passata. Voglio dire, è stata lei a costringerti, no? E io mi sarei dovuta difendere meglio, perciò lasciamocela alle spalle. Ecco, problema risolto. Ora ascoltate bene voi due. C'è un solo modo per sopravvivere in questa Shibuya: fidarsi del partner. Soprattutto te, cuffiette. Cuffiette? Sai cosa vuol dire fidarsi, vero? La collaborazione è necessaria per sopravvivere al gioco. Da soli si ha dei limiti, ma trova un partner e potrai superarli con facilità. La stessa cosa vale quando affrontate i rumori. Potreste pensare di essere da soli, ma non lo siete. Il tuo partner condivide la tua forza con te, perciò dovete sincronizzarvi e connettervi l'un l'altra. Non potrai sincronizzarti finché non ti apri. Parlate, dille come ti senti, conta su di lei. È questo il metodo più veloce per capirsi. Ha ragione, Neku. Guarda, so di essere un peso e non sono molto brava con gli psico. Ma non importa, io voglio vincere a questo gioco e voglio farlo insieme a te. Perciò dimmi a cosa stai pensando. Voglio capirti. Neku. Anch'io voglio capirmi, ma non posso. Cosa? Non ricordo nulla eccetto il mio nome. Mi sono risvegliato all'incrocio senza sapere come ci fossi arrivato. Senza sapere perché partecipo a questo stupido gioco. Non so nulla. Perché non ricordo nulla? Ma cosa vuol dire? Hai un'amnesia. Mi dispiace, capo. Questa è tosta. Non posso credere che tu abbia perso la memoria. Potevi dirlo da prima. Non lo sapevo. Mi sembra un po' strano che tu non sapessi niente su Shibuya e sul gioco. Perché? Tu ne sapevi qualcosa? Beh, non so tutto, ma... Comunque, siamo stati fortunati. Grazie al signor Anekoma e ai suoi consigli, mi sembra che io e te possiamo finalmente parlare. E ci ha dato quella fantastica spilla. Ah! Mi ha fatto quasi venire un infarto. Ehi, ti è caduto il tele... Ah, non toccarlo, è mio! Bella foto. L'hai vista? Lo schermo era verso di me. È una mia amica, una compagna di classe. Quindi tutte le volte... Già, stavo guardando questa foto. E tu ti lamenti che io ho dei segreti? È soltanto una foto... Guarda, Neku, la mail della missione. Eh? La sta coprendo. Cos'altro sta nascondendo? Sconfiggi il padrone della East. Hai 360 minuti, fallisci e sarai cancellato, i demoni. Wow, 360 minuti sono tanti. Il timer. Credo che sia meglio cominciare. Ok, la missione di oggi ha a che fare con la A-East. Eh? La A-East? È il nome della zona dove si tengono i concerti. Ci sono stato un mucchio di volte. Sembra che tu conosca Shibuya molto bene. Certamente, ci passo un sacco di tempo. Seguimi, ti porto alla East. L'uscita è proprio qua vicina. Hai ricevuto facile. Ti permette di impostare la difficoltà su facile dal menu principale. Le battaglie diventano più gestibili, ma ti fanno guadagnare meno esp e meno varianti di spille. Ecco cos'era la spilla che abbiamo ottenuto. Allora, dove sta l'uscita? Eccola qui. Ah, niente barriera questa volta. Aspetta un secondo. Cosa c'è? Siamo qui. Vuol dire che eravamo già alla East. Sai, come potevo saperlo? Avevano spento tutte le luci. Siamo in anticipo sulla tabella di marcia, non lamentarti. E ora andiamo a sconfiggere il padrone. Quando l'avremo trovato? Era troppo buio per poter vedere qualcosa. E allora faremo meglio ad accendere qualche luce, altrimenti abbiamo più possibilità di inciamparci sopra che di sconfiggerlo. Come ripristiniamo la corrente? Ci sarà pure qualcuno che lo sa. Tu sai qualcosa? Dove diavolo è finito? Dobbiamo fare le prove. Cos'ha quel ragazzo da lamentarsi tanto? Ehi, perfetto, voi due. Eh? Eh? Possiamo aiutarti? Ehi, aspetta un secondo. Potreste fare un favore a uno sconosciuto? Certamente, se possiamo essere d'aiuto. Cosa stai... Ascoltiamolo. A volte le persone hanno solo bisogno di essere ascoltate. E potremmo perfino essere in grado di risolvere il suo problema. Altrimenti, non preoccuparti, ti prometto che dirò di no. Che sciocca. Non capisci che il nocciolo della questione. La mia band dovrebbe suonare tra qualche ora.
ma il tecnico è sparito. Potreste andare a cercarlo. Io devo rimanere qui e tenere il posto. Accidenti, dove diavolo si è cacciato quel fannullone? Il tecnico? E così il tecnico è uno dei vostri? Esatto. Ha una maglietta nera e un badge appeso al collo. Senza di lui siamo fregati. Perché non ci vai tu? È una domanda stupida, ma ovviamente dobbiamo farla. Ma perché non puoi andare tu a cercarlo? Perché ho un concerto. Non posso andarmene in giro. Mi chiamo 777. 777? 777? 777. Non è possibile! Vuoi dire 777, cioè il cantante superstar dei Death Mark? Oh, mi conosci? Bella lì. Siamo ancora completamente indie. Ma un giorno rivoluzioneremo il rock. Aspetta solo un... Ah. Ehi, va tutto bene? Sì, ho solo un po' di mal di gola. Ho dovuto urlare parecchio mentre scaricavamo l'apparecchiatura. È difficile fare andare tutto per il verso giusto senza il tecnico. Oh, poverino. Niente tecnico, niente spettacolo, eh? Perciò, se troviamo quel tipo... Potete fare le prove se troviamo il tecnico? Certamente, o così o dovremo disdire lo show. Che ne dite? Proverete a cercarlo? Vorremmo aiutarti, ma... Non abbiamo il tempo, giusto? Ci penso io. Va bene, lo cercheremo. Cosa? Sul serio? Già. Grazie, amico, sei un grande. Se lo vedete, ditegli di tornare alla East. Sarò qua ad aspettarlo, ok? Ah, basta ridere. Scusa, non ti ho mai visto così gentile. Non c'è ancora arrivata. Se il tecnico ritorna, potrà riaccendere le luci. Oh, è vero, Neku è geniale. Inoltre quel 777 è un... Quindi possiamo aiutare 77 e anche finire la missione. Più che altro, se ci vede, vuol dire che è un giocatore, credo. Di qua non si passa, quindi? Direi di no. Benvenuti! Eh? Credevo che nessuno potesse vederci. Come? Hai già dimenticato, Neku? È come ha detto il signor Anekoma. Bello. I posti con questo simbolo. Diventiamo visibili e possiamo fare qualunque spesa. Ah, già. Nuova abilità sbloccata. Il venditore ha notato che stai dando un'occhiata e ti rivela l'abilità di questo oggetto, vestito infiocchettato. Non è che mi ha detto niente, mi ha semplicemente detto che è un vestito. Ci servono un bel po' di soldi, effettivamente. Va bene, andiamo a cercare il tecnico allora. Di qua? Volete superare questa barriera? Allora ecco, sconfiggete questi rumori. Proprio ce li tira in faccia così. Un'altra barriera. Non è un problema, sappiamo come occuparcene. Ah. Ehi, perché non proviamo quella spilla? Oh, quella che ci ha dato il signor Anekoma. Ma è bianca. Ok, cuffiette, per festeggiare la tua maturità e un'amicizia salvata per un pelo, vi darò un piccolo consiglio e un piccolo regalo. Attenti a ricordarvelo bene. Ok, ma... Magari prima fai lo sforzo di ricordarti il mio nome? Ok, signor Anekoma, mi chiamo Neku, non cuffiette. Eh? Oh, giusto, scusa Neku, colpa mia. Ho capito, lo spero. Ora cominciamo con qualche DR. Avete domande? Io ho le risposte. Il gioco dei demoni, tu cosa sai? Per vincere il gioco dei demoni dovete completare 7 missioni, una ogni giorno. È vero che se non lo facciamo saremo cancellati? Beh, per la precisione, solo se fallite tutti. Eh? Voi due non siete gli unici giocatori. Se un giocatore completa la missione, la completa per tutti. Quindi non siamo costretti a giocare. Ah, ma se tutti pensate in questa maniera e ignorate la missione, allora saremo tutti cancellati. Inoltre, i demoni classificano i giocatori. Ci classificano? Naturalmente, ottieni dei punti se completi le missioni. Ma una classifica a che scopo? Il settimo giorno lo saprai. Basta che completiate le missioni. Sarete felici di averlo fatto. I demoni? Cosa sono i demoni? Il loro lavoro principale è quello di condurre il gioco e testare i giocatori. Perciò, come la sorella che prima vi ha dato fastidio, intralceranno i giocatori di volta in volta. Che ragazza sgradevole. Perciò sono una specie di organizzazione. Esatto, sei intelligente, cuffiette. Avete visto i ragazzi in rosso vicino alle barriere? Anche loro sono demoni. Lo sapevo. Wow, davvero?
Ma i ragazzi vicino alle barriere non ci hanno mai attaccato. I demoni non sono tutti della stessa stoffa. Alcuni sono devastatori, altri sono supporti. I demoni delle barriere sono di supporto. Non vi attaccheranno. Tutto quello che devono fare è porre condizioni per passare le barriere. E così non combattono. I devastatori, d'altro canto, cacciano i giocatori per vivere. Non è soltanto il loro lavoro, però. Se non inviano dei rumori, non cancellano i giocatori e non fanno punti. Saranno cancellati pure loro. Quindi siamo il loro pranzo. Tutti devono mangiare, ragazzo. Shibuya? Questa è Shibuya, giusto? Esatto, ma non la vostra Shibuya. È una Shibuya alternativa. È una Shibuya alternativa che noi chiamiamo PS. PS? Vuol dire piano surreale. Il PS è una grande scacchiera per il gioco dei demoni. E ti aspetti che noi ci crediamo? La Shibuya da cui venite è chiamata PR, il piano reale. Perciò siamo in un altro mondo. No. Il PR e PS esistono nello stesso spazio. Ciò che vedete è il PR, la parte reale. Il PS è guidata dal compositore. Chi è? Il supervisore di Shibuya. C'è un supervisore a Shibuya. Come no? Non posso dire altro su questo argomento. È roba riservata, capite? E tu invece? Signora Nekoma, chi sei? Chi, io? Va bene, vi dirò qualcosina. Il mio nome è Sanae Anekoma, nato il 3 marzo, gruppo sanguigno A. Sono dei pesci e faccio il barista in un caffè di tendenza. Non ti ho chiesto il curriculum. Sono un giocatore d'azzardo, la mia parola preferita è guadagno inatteso. Il natto mi fa brontolare lo stomaco. Ho detto che le mie misure sono... Stop, per favore! Così gestisci un bar? Mi sembra che avessi detto di essere un guardiano. Il bar è solo un hobby. Bello, eh? Sì, mi piace l'idea. Cosa? Fateci un salto se vi capita l'occasione. Vi farò il miglior cafferino mai creato. In cambio di moneta sonante, ovviamente. Che razza di invito è questo? Ora, quel regalo che vi avevo promesso. È una spilla bianca. In onore della vostra nuova amicizia. Cos'è questa spilla? È bianca. Qual è il suo psico? Questa spilla è diversa dalle altre. Servono due persone per poterla usare. Ho capito. Per poterla usare. Funziona solo contro i rumori, quando voi due siete in completa sincronia. Più sarete in sincronia, maggiore sarà l'energia che vi infonderete. E più forte sarà lo psico che questo giocattolo rilascerà. Hai talento, cuffiette. Puoi usare un numero di psico più alto del normale. Impara a cooperare e potresti riuscire a usare anche questo. Sì, sei bravissimo con gli psico. Molto più di me. Sei sicura? Ecco, visto, abbine cura. Proviamo a farla funzionare, Neku. Ma non posso usarla da solo. Dovrei sincronizzarmi con lei. Col cavolo. A che serve una spilla potente se non posso usarla? Solo per essere chiari, non basta il talento per usarla. Ci vuole stile, se capisci cosa intendo. La userò. E per piacere, il mio nome è Neku, non cuffiette. Ah, giusto, scusami. Lo ricorderò, cuffiette. E che cazzo. Shiki. Potenziamento fusione. Perfetto. Che strano personaggio, eh? È veramente pessimo con i nomi. Che gentile a regalarci questa spilla. Eppure simpatico. Questo è vero. C'è qualcosa in lui che mi attira. Non so perché, ma mi piacerebbe parlarci ancora. Forse perché è un barista e ti piacciono quegli tipi di persone? Neku, proviamo la spilla. Perciò dovrei sincronizzarmi con lei. Come no? Cosa c'è? Oh, ho capito. Hai dimenticato come funziona, giusto? Sei senza speranza. Vediamo. Prima dobbiamo combattere in sincronia. E qui è dove tutto se ne va al diavolo. Poi, non appena ce la faremo, questa spilla si attiverà e potrai usarla. Bella spiegazione. Pronto a provarci? Andiamo. Ok, o la va o la spacca. Andiamo. Perfetto, andiamo. Una volta attivata la fusione con Shiki, puoi migliorarla con le carte. The fuck? Memorizza la carta e tocca quella con lo stesso simbolo della carta in alto. Accumula le risposte esatte per aumentare i danni e tasso di ritrovamenti. Ok. Quindi qua esce una carta, io devo selezionarla. Perfetto, sincronizzato.
avanziamo. Ok, c'è, non l'ho visto, non ho fatto in tempo. Scusami, non ho guardato. Non l'ho visto! È passato troppo veloce. Cerchio qua. Perfetto. Questo e questo. Madonna, che culo. Ammetto che non avevo capito che che sparivano così velocemente. Hai capito come funziona? O vuoi fare ancora pratica? No, va bene. Se collaboriamo, saremmo veramente avvantaggiati usando questa spilla. Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Beh, ti ringrazio.